Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 20 gennaio. Vi ricordo a tutti quanti voi che questa sera ci sarà Quarta Repubblica diretta su Rete 4, quindi non ve la dovete assolutamente perdere. Ma quali sono i temi fondamentali della giornata? Partiamo perché vogliamo fare i colti sulle questioni di politica estera, cioè sulla grande questione libica. Peraltro è anche uno dei temi che i giornali mettono in prima pagina oggi sui giornali, direi tutti quanti, a meno che non sei Repubblica che hai messo questo cappellone sulle sardine, quindi non vuoi e non puoi non dargli, no, questa piazza pazzesca che loro hanno creato, certamente piena di gente, a Bologna. Beh, insomma, sulla Libia i titoli sono: mini tregua sulla Libia, poi confermata da Berlino, alla conferenza di Berlino ci sarebbe stato un cessate il fuoco che sarebbe stato confermato, sono tutte balle. Poi vai a leggere i giornali internazionali e vai a leggere soprattutto la stampa, che sulle questioni, come vi ripeto, delle questioni libiche di politica estera, secondo me è il giornale più affidabile, anche se oggi Molinari non scrive, e capisci che questa tregua è una tregua molto singolare, perché è una tregua che avrebbero fatto 30 persone intorno a un tavolo con i due personaggi che si menano, cioè Haftar e Serraci, che non si parlano e tutto sommato non hanno deciso di fare questa tregua. Uno dei due, Haftar, peraltro, non ha ancora spiegato come risolvere il blocco delle esportazioni di petrolio e degli oleodotti che lui ha appena disposto. Insomma, se le tregue fossero così, tutte quante, insomma, saremmo a cavallo. Diciamo che la tregua ancora non c'è e non, mi sembra che il titolo e il pezzo più giusto su questo lo fa una volta, devo dire, il giornale, perché Michalessin e Biloslavo su queste vicende, oltre a conoscerle direttamente, sono molto bravi, vi consiglio di leggere. Ma la cosa più divertente, straordinaria, favolosa di questo tavolo a 30 persone, in cui il presidente del Consiglio Conte si porta il ragazzino accanto, il pischello Di Maio accanto a lui, e che sono tra il presidente del Congo e il presidente della Lega Araba, è quella scena finale in cui c'è la foto dei grandi capi di Stato. Sono, mi sembra, 10-15 capi di Stato. Pensate un po' voi, una tregua fatta a 10, a 15 capi di Stato, e quel litigare sono due e manco si parlano. In quella foto cosa succede? Ci sono Merkel e Macron che sono in prima fila, belli schierati, si capisce chi comanda in Europa. Photo opportunity, in prima fila Merkel e Macron. In realtà su una questione molto italiana, perché la Libia fino a prova contraria era uno di quei paesi in cui l'influenza italiana era forte, e sono in ritardo sia Putin sia Conte per questa photo opportunity. Beh, Conte arriva all'ultimo e pensava di stare accanto a Macron in prima fila, pensava di stare accanto alla Merkel in prima fila, e in realtà il posto per lui è dietro, in seconda fila. Nulla di sbagliato, per carità, obiettivamente magari ci sono dei protocolli, non lo so, però questo patetico professore italiano, che fra 10 anni ricorderemo come Monti, cioè come una nullità, ma almeno più onesta di Monti, perché a differenza di Monti non si è fatto nominare senatore a vita, e ho detto tutto, che cerca il posto in prima fila. È una scena che io non so come dirvi, però siccome Crozza deve prendere in giro soltanto Salvini, siccome Altan deve prendere in giro soltanto Salvini, siccome insomma il pensiero comune è che ormai è l'avvocato di Foggia è il più grande statista, beh, quella patetica scena in cui lui cerca una foto in prima fila nella questione libica è il senso non solo di quello che conta l'Italia, ma della vergogna. Voi dice, ah, Berlusconi, no? Il dramma, quello che però faceva stringere la mano a Putin e Bush a Pratica di Mare. Ecco, voi vedete oggi Conte e capite che, vabbè, niente, ce la siamo giocata. Seconda questione fondamentale della giornata sono le sardine a Bologna. Scusatemi, faccio una piccola premessa. A me spiace che Conte faccia quella figura, perché io mi sento italiano e sto con Conte e penso che l'Italia debba avere più peso nei consessi internazionali, penso che la questione libica sia una roba nostra, che Sarkozy sia stato il peggior presidente francese che abbia provato e abbia distrutto nel 2011 diciamo la Pax in Arabia Saudita, in Nord Mediterraneo, ma questo è un altro discorso. Tra di noi ci possiamo dire che quella scena è imbarazzante e patetica, come qualcuno di voi mi sta dicendo anche in questo momento sui social. L'altra cosa favolosa di oggi è questa celebrazione delle sardine. Beh, ma nella celebrazione delle sardine ci sono tutte le persone che contano. Arriva Piff, quello che si sentiva più solo! Finalmente non si sente solo, perché ci sono 30.000 persone per strada che stanno lì a urlare insieme a lui.
Cosa? Io non l'ho capito! Ma che ci hanno detto queste satire? Stiamo col PD? Stiamo con Bonaccini? Sì. Stiamo contro Salvini? Quello è sicuro. Vogliamo il processo? Quello è sicuro. Vogliamo? Siamo contro i decreti di sicurezza? Cioè le sardine nascono soltanto con l'idea di dire siamo contro Salvini e i decreti di sicurezza. Poi quel ragazzo lì col cerchietto, che sembra uno studente universitario, che ha 32 anni, studente universitario, de che? Se a 32 anni sei ancora uno studente universitario, permettetemi di dire una cosa molto semplice, sei un fallito, è un disastro, vai a lavorare, a 32 anni io non voglio più pagare l'università. Non è uno studente universitario, è un ragazzino che vuol fare politica legittimamente, come tanti della sua età, e quindi chapeau, perché rispetto agli altri 40.000 persone per piazza Lamese. Ma il punto fondamentale è che non hanno un'idea che sia una, voi l'avete capita? L'ha capita Piff, che finalmente arriva e si sente meno solo in quella piazza e fa le interviste a tutti quanti, fantastico. E poi oggi, nascostina, perché lo capisco su Repubblica da una cosa, c'era Concita De Gregorio, nella piazza c'era Concita De Gregorio, è così, è come se io partecipassi a una manifestazione di Salvini dal palco, non moderandola, ma leggendo una lettera, cioè condividendo quello che succede in quella piazza, poi me ne ritorno al giornale e faccio il terzo. Ma che cazzo, ma questo è il giornalismo italiano? E poi dicono a noi, siamo sovranisti, io sapete cosa voglio? Voglio Cruciani presidente della Repubblica, così finalmente faremo, che ti posso dire, come si chiama quel rapper là con la maschera, manco so come cacchio si chiama, presidente del Consiglio di Stato, voglio quel rapper là, quello là con la maschera, no? Quello là che si sono accorti oggi che non va bene, presidente del Consiglio di Stato, ce l'ha sia con Salvini, sia con le donne, con gli uomini, con le donne. Questo è il concetto, no? Un'Italia non del politicamente corretto, de più, perché se Concita va sulla piazza va bene, se Rula va a Sanremo va bene, se Piff si sente meno solo va bene, se sulla piazza c'è Flavia Prodi, tutti zitti e muti, questa non è una piazza di partito, no, figurarsi un po'. Tra l'altro vi volevo chiedere una cosa, questi che vogliono il DASPO digitale, ma voi ve lo ricordate? Il professore Clò, bravissimo professore che dà lavoro, un lavoro diciamo a tempo a questo Mattia Sartori, e gli dà il lavoro. Questo professore Clò, a proposito di comunicazione, 20 anni fa ci aveva spiegato che il rifugio di Moro l'avevano individuato, che poi avevano sbagliato ovviamente la location, attraverso una seduta spiritica, cioè i figliocci di Clò e di Prodi ci spiegano a noi come usare il digitale quando i loro padri usavano le sedute spiritiche per individuare il covo di Moro. Almeno noi parliamo di cazzate, parliamo, non so, delle maschere di Sanremo, di Amadeus, sessista Amadeus. A me che mi sta sui coglioni Sanremo, mi viene di difendere Amadeus, perché se uno dice che una ragazza ha fatto un passo indietro, poi è sessista, è sessista. Questi sono sessisti nel cervello, sono pazzi, pazzi da legare, ma comunque insomma, viva le sardine che cambieranno la storia del paese. C'ha ragione Michele Brambilla, straordinario pezzo sul quotidiano nazionale, che dice se continuano così i nemici lo fanno vincere Salvini, se continuano a togliere le piazze della politica, se continuano a far casino nelle piazze vicine, se vogliono cancellarlo, titolo di Repubblica a proposito di DASPO, toc toc! Cancellare Salvini è il titolo di Repubblica, voi che pure predicate il DASPO, che se continuano a dire che non ha diritto a un caffè, dice Brambilla sulla prima pagina del quotidiano nazionale, questi lo fanno vincere, lo rendono un eroe, anche rispetto a tutte le minchiate che fa, perché anch'io questa cosa qua che ha fatto Salvini sul processo, di cui parleremo questa sera, non l'ho ben capita, cioè lui diceva non voglio farmi processare, è ingiusto farmi processare, sulla 18 non si è fatto processare e sulla Gregoretti, siccome ipocritamente quelli del PD vogliono processarlo, ma dopo l'Emilia, lui si vuol far processare. Questi giochetti politici non si capiscono bene, non si capiscono di quelli del PD, anzi quelli del PD lo capisci che sono quella roba là, ma non li capisci neanche se li fa Salvini, dal mio modesto punto di vista. Tra l'altro Feltri oggi scrive un pezzo molto interessante, ragazzi state attenti, che anche se vince in Emilia Romagna Salvini, cosa che Feltri si augura, state certi che sto governo durerà per i prossimi 2 anni, perché vogliono loro eleggere il Presidente della Repubblica e questa legislatura continuerà. Oggi sono due cose di dettaglio molto interessanti, Gabanelli sull'ANAS che spiega tutti i ponti che l'ANAS ha e che non controlla, 3.500 ponti dell'ANAS fuori controllo,
se perde colpa tua che rilevi tutti i giochi da sinistra, perché qualcuno dice delle cose assurde, e Landini c'ha un'ideona, sapete cosa facciamo? Abbassiamo l'età pensionabile a 62 anni, abbassiamo l'età pensionabile a 62 anni, intervista alla stampa in cui il leader della CGIL dice aumentiamo l'IVA, dice rimoduliamola perché non riesco a capire perché su tutti i beni e i prodotti l'IVA è uguale, cosa che peraltro non è vera perché ce ne sono almeno 3 di aliquote IVA, e diminuiamo l'età pensionabile. Questa è la grande ricetta economica di Landini. Nel frattempo Tridico sul presidente dell'INPS Grillino, in maniera secondo me molto più intelligente sulla Repubblica, dice l'età pensionabile a 67 anni non si tocca, si può avere flessibilità rispetto a quell'età ovviamente all'interno di un sistema contributivo. Secondo me la cosa in questo senso ha molto più senso. Ragazzi, l'evasione oggi e il mattino e altri giornali ci spiegano che da marzo, se ci arriverà un decreto del Ministero dell'Economia, potranno controllare con un algoritmo senza che noi si venga violati nella privacy, si potrà controllare l'evasione fiscale, siamo a posto con l'algoritmo che entra dentro i nostri conti. Nel frattempo il Tempo ci spiega che il governo incasserà nei prossimi 3 anni 4 miliardi da piccole imprese, professionisti, autonomi, insomma agli sfigati e agli invisibili del mondo economico, per aiutare i visibili dipendenti e i dipendenti pubblici che tanto stanno a cari a tutti i governi, compreso il governo diciamo precedente. Non è che la buongiorno ministro di Salvini fosse un fenomeno insomma del liberalismo moderno, straordinario, ve l'avevo detto da un po' che la voglio dire, quindi l'anticipo il pezzo di Giuliano Ferrara, perché c'è un cazzo di un'idea cazzona come quella del sindaco di Milano, non il sindaco di Milano cazzone, ma un cazzone di pensiero unico dell'inquinamento, eccetera, per cui Ferrara dice io sono orgogliosamente negazionista, e lo è soprattutto su questa idea strampalata del sindaco di Milano Sala di vietare in prospettiva anche il fumo della sigaretta, sapete dove? Non solo davanti alle fermate degli autobus, ma anche all'aperto. E Ferrara da par suo, quando riesce a scrivere bene, quando c'è un'idea precisa e non è perso nei fumi della sua sigaretta e del suo sigaro e nelle sue lucubrazioni mentali, ha scritto un pezzo godibilissimo sul Foglio di oggi in cui si spiega perché lui è negazionista sull'ambiente e soprattutto perché lui vuole soprattutto considerare questa roba di Sala come un atto di sopraffazione ideologica del politicamente corretto sulla propria volontà di farsi del male, farsi del bene, di godere come meglio vogliamo del nostro tempo. Grandissimo Ferrara. Poi dopo che hai letto Ferrara, leggi Bottura, scusatemi se me lo cito, mi viene da ridere perché qualcuno, ormai anche Repubblica l'ha posto a pagina 82, perché capisci perché come autore televisivo quando arriva qualcuno dice ti do Bottura, Rai, oddio no, Bottura no, Bottura vi prego non me lo date, perché scrive delle cose, voi leggete oggi che è sì ma non sì, sì ha ragione Sala ma non ha ragione Sala, e tutto questo deriva dal fatto che ci sono i maleducati che ti fumano in faccia. Beh, insomma, leggete i due pezzi accanto e poi mi direte voi che cosa ne pensate, se avete voglia ovviamente di tenervi così tanto tempo, ma fidatevi di me, è una rottura di balle possibile. Porro, ma come fa a difendere un sistema liberista che crea queste disuguaglianze abissali? Questo sistema liberista che secondo voi crea disuguaglianze abissali, cioè ogni volta i ricchi del pianeta che vanno a Davos e che ci spiegano questa cosa, e questa è la domanda, ve lo spiego. Punto primo, il sistema liberista non esiste, perché fino ad ora il sistema che ci ha governato è quello burocratico europeo e quello fino a Trump, diciamo, democratico americano. Punto primo. Punto secondo, le disuguaglianze di questo mondo sono quelle che hanno fatto diventare la marea di questo mondo molto più ricca, tutti molto più ricchi, tutti molto più sani, tutti più molti più longevi. Non rompete le palle sulla questione della disuguaglianza. Il problema non è la disuguaglianza, è creare maggiore ricchezza, non creare maggiore uguaglianza. Ma questa roba qui, mi rendo conto, è molto difficile. Io faccio questa zuppa per pochi intimi, sembrano soltanto, diciamo, i fan di Bottura, per capire quello che intendo. Noi ci vediamo questa sera, lunedì, alle 21:20 circa, in collegamento con Rete4, Quarta Repubblica. Vediamo tutta sta pantomima del processo a Salvini, e poi ci sarà Giorgia Meloni, a cui chiederemo conto di tante cosettine, come vedrete, molto interessante. Questa sera, ciao ciao ciao!